New York, 2075. La regina delle tenebre domina in quest'epoca del futuro. Stregando le fanciulle, le priva della loro gioventù e bellezza per rimanere immortale. Praticando un incantesimo sulla promessa sposa di Argai, ha reso il principe ansioso di risvegliare la sua adorata. Un fulmine lo proietta nell'anno 2075 a New York. Offrono ospitalità al principe, il detective Oscar Lampadina, il suo assistente Barnaby e la signorina Moon, principe, che accettano di aiutarlo. La storia che hai raccontato è straordinaria! Un misterioso libro di profezie scritto nel Medioevo traccia il destino del principe Argai e descrive la formula di una pozione magica. Sia il principe che la regina mettono le mani sul manoscritto, decifrando i versi della prima parte, ma solo i nostri amici riescono a procurarsi il primo ingrediente per preparare l'antidoto. La mandragola. Il fallimento della missione fa infuriare la regina delle tenebre, che apprende inoltre che Pasha ha aiutato Barn, l'inventore di una macchina del tempo, a fuggire dalla prigione. Siete degli incompetenti! Questa volta sono riusciti a batterci, ma la strada è ancora lunga. Sarà meglio per te non commettere altri errori. Non dovranno mai procurarsi il secondo elemento. Nella seconda tomba della città dei morti, dove Freddo il figlio del sole giace, nel labirinto che agli umani è escluso, trovasi la chiave che del mal sempre tace. Vediamo. Il figlio del sole mi fa pensare all'antico Egitto e al nome di un faraone. In quell'epoca, quando morivano, i faraoni venivano imbalsamati. Imballati? Oh, no, imbalsamati. Erano preparati con sostanze speciali per impedirne la decomposizione. Mitica! Per città dei morti mi riferisco alle piramidi egiziane. Chissà che cosa sarà rimasto in quelle tombe dopo essere state saccheggiate per secoli. Ma se questo monaco ha scritto le sue profezie... Prima che fossero saccheggiate. Signorina Moon, cosa farei senza di lei? Troppi misteri. Ci vorrà ancora molto tempo. Ma, principe Argai, abbiamo già trovato il primo elemento. Moonie ha ragione. La mandragola è solo l'inizio. Avremo bisogno di altri elementi per preparare l'antidoto per Angel. Chi mai ce lo potrà impedire? La regina delle tenebre. Sei molto bravo a incoraggiare la gente, Barnaby. E adesso dove andiamo, capo? Partiamo per l'Egitto e le piramidi per trovare il nuovo elemento. Finalmente un po' di azione, così potrò calmare l'ansia che mi divora. Hai avuto il tempo di fare le modifiche che ti avevo suggerito? Non ancora, non è semplice. Forse ho trovato la soluzione, ma deve essere verificata. La proverò io. Tutti pronti? Devo venire anch'io? No, non abbiamo bisogno di lei. Resti a far compagnia al mio amico. Sarà molto più utile qui, mia cara. Dimenticavo di dirti che l'autonomia di questa macchina è limitata. Dopo un certo periodo di tempo ritornerà in questo secolo. Interessante. Puoi essere più preciso? Se non sarete nella macchina quando tornerà, resterete prigionieri del passato. In altre parole, scomparirete. Quanta autonomia? E questo è il problema, non ne ho la minima idea. Ecco fatto! Partirai per le piramidi. La missione è molto importante. Sì, maestà. Mettiti in contatto con quest'uomo. Il principe Argai sarà già sul posto. Impediscigli di procurarsi il secondo elemento. Sì, maestà. Creature delle tenebre, spiriti del male, fate che Geco possa tornare nel passato per compiere la sua missione. Spero che quella stupida creatura possa impedire al principe di raggiungere il suo obiettivo. E ora voglio occuparmi di Pasha. Mi ha sfidato troppe volte con le sue imprese e è riuscito anche a liberare Bar. Circondate Chinatown e non permettete a nessuno di entrare o uscire. Setacciate il quartiere e scovate Pasha. Quando lo troverete, portatemelo. Sì, maestà. Questo apparecchio dovrebbe funzionare. Ufficio di Oscar Lampadina, sì? Signorina Moon, che piacere sentire la sua voce. È Oscar che chiama. Qualcosa non va, ha smesso di funzionare. Oh,
Ha sentito anche lei? Era Oscar in linea, vero? Sì, ma il collegamento era scadente. Abbiamo perso il contatto. Anche questa è una straordinaria, fantastica invenzione. Lei è un vero genio, ma... Non esageri, Moni. Devo ancora mettere a punto il sistema. Comunicare con l'antico Egitto è incredibile. Però costerà una fortuna. Spenga il computer, per favore. Vediamo. È un vero peccato, non ho amici in quell'epoca. Ho capito, allora tornerò al sorgere del sole. Alibaba dovrebbe essere qui. Benvenuto, straniero. Cerchi un tappeto? No, non mi interessano i tappeti. C'è un'ampia scelta. Troverai qualcosa di tuo gusto. Hai un particolare interesse per i faraoni. I faraoni sono divinità. Hanno reso grande e fertile la nostra terra. Se ti dicessi che qualcuno ha intenzione di profanare una delle loro tombe. La tomba del faraone è luogo sacro. A nessuno è permessa di entrare. Lo so benissimo. Ma so anche che qualcuno vuole entrare nella grande piramide. Se entreranno, la maledizione del faraone si abbatterà su di loro. Forse, ma non sarebbe più prudente prevenire la profanazione? E cioè? Tu sei un grande esperto in piramidi. Insieme potremo fare qualcosa. Ascolta. Ah, che luogo magnifico. Sì, però che caldo. Le tombe dei faraoni sono tra le meraviglie dell'antico Egitto. Sì, sì. Che strane costruzioni. Sono più belle di quanto immaginassi. Vedere le piramidi era uno dei miei sogni. Chissà dov'è l'ingresso. Ah. Pronto, Oscar? Qui è il 21° secolo. Tutto bene in ufficio, cara? Benissimo. Com'è il tempo? Soleggiato, caldo e secco. Non c'è una nuvola. Posso parlare con Huxley? Sì, glielo passo. Oscar. Amico mio, la tua macchina funziona bene. Monine è entusiasta. Me ne sono accorto. Siamo ai piedi della grande piramide, ma non sappiamo dov'è l'ingresso. Aspetta, do un'occhiata. Su che lato siete? Sul lato sud. Eccole lì! Procedete verso est. L'entrata è a 10 metri dall'angolo della piramide. Dovrete scavare. Grazie. Ci sentiamo più tardi. Peccato, non mi sono portato la bussola. Dovrebbe essere pressa poco qui. Cominciamo a scavare. Aspettate. Perché? Qualcosa non va? Non lo so, forse non siamo soli. Io non vedo niente. Devo essermi sbagliato. Me lo auguro. Principe, ti dispiace scavare? Io ho un gran caldo. Questa pietra è friabile. Si sbriciola sotto la mia spada. Avevi ragione. Dobbiamo impedire la profanazione. Lascia che aprano un varco. Noi non dobbiamo fare altro che seguirli all'interno. E poi il tuo faraone avrà compagnia per l'eternità. Così è sufficiente. Entro per primo. D'accordo, noi ti seguiamo. Ci sarà fresco all'interno. È un vero labirinto ed è così lugubre che ho i brividi. Barnaby, siamo in una tomba, non in una discoteca. Me ne sono accorto, capo. Quello che mi preoccupa è come troveremo l'uscita. Non è un problema. Ho lasciato dei segni sul tragitto da quando siamo entrati. Come Hansel e Gretel? Chi sono? Hansel e Gretel è una vecchia favola per bambini. Oh, non c'è segnale. Le mura di pietra sono così spesse e inoltre andiamo sempre più giù. Hai ragione, quindi ora dovremo cavarcela da soli. Oh, li abbiamo persi di nuovo? Se sono dentro la piramide non ci resta che aspettare con fiducia. Asha vuole notizie degli amici. Asha, abbiamo perso il contatto con Oscar e gli altri. Oh, spegni subito la macchina. La sorveglianza cerca il nascondiglio di Asha. Onorevoli stranieri? Cos'è quella rubina strana? È una vecchia lampada d'olio. Non credevo ne esistessero ancora. Vediamo se funziona. Perfetto. Adesso aspettiamo. Lo avete trovato? Abbiamo isolato il quartiere e lo stiamo setacciando, maestà. Bene, continuate, continuate.
Novità, Jack. Argai e i suoi complici sono dentro la piramide, maestà. Fai in modo che non escano più. Hai trovato qualcuno che ti aiuti? Certo, maestà. Sbarazzati di lui non appena avrà finito. Non voglio testimoni, nemmeno uno. Non ce ne saranno, maestà. Codice di identificazione. Il mio nome è Chu, sono un antiquario. Perquisiremo il suo negozio. Che c'è qui dentro? Niente, è solo un vecchio sarcofago. Ah! Oh, ho sentito che lei... Qualcuno sta bussando. Non credo che dovremmo aprire la porta. Sì, sono d'accordo. Pasha sarà molto contento. Esplosione a Chinatown! Esplosione a Chinatown! Che è successo? Uno dei nostri velivoli è saltato in aria, maestà. Pasha cerca di prendersi ancora gioco di noi. Vuole renderci ridicoli. Smobilitate! Sì, maestà. Prima di andarvene bruciate una casa per rappresaglia! Questi corridoi non finiscono mai. Ora sento freddo e i piedi mi fanno male. Cos'è questo rumore? Lo sapevo che non eravamo soli. Qualcuno ci sta spiando. Non sarà il fantasma del faraone, eh? Voi aspettate qui. Vado a vedere. Attento! È venuta la tua ora, predatore di tombe. Senti anche tu quello che sento io. Sembra una violenta zuffa, capo. Il principe deve essere in pericolo, sarà meglio aiutarlo. Sì, sì, Barnaby non si tira mai indietro. Tieni duro, principe Argai, stiamo arrivando! Speriamo non sia troppo tardi. Lassù! Non si sente più nulla. Non è un buon segno. Lo penso anch'io. Certo che qui è buio buio, capo? Argai! Non c'è bisogno di gridare, non sono sordo. Grazie al cielo, sei vivo. Cosa ti è successo? Una specie di montagna mi è caduta addosso. Sarà stato un uomo mandato dalla regina Oriale. Ti aiutiamo a salire. Guardate, da laggiù proviene una luce. Mi domando cosa sia. Dobbiamo assolutamente scoprirlo. Principe, hai intenzione di scendere? Come ci arriviamo là in fondo? Le pietre sono distanziate. Vi ci potete aggrappare. Beh, se lo dici tu. Io non me la sento. I giovani prima dei vecchi. Prego, Barnaby. E va bene. Non stiamo incontrando molte difficoltà. Io avrei qualche vertigine. Attenzione a dove metti i piedi. Per mille scimmie impazzite il passaggio si è chiuso. Non possiamo fare altro che scendere. Questa situazione non mi piace. Non usciranno più. Quella sarà anche la loro tomba. Faraone, sei fiero di me? È fatta, possiamo andare, grazie. Perché tanta fretta? Il sole è già alto, sono indaffaratissimo. Lo so, ma dobbiamo essere sicuri che nessuno di loro esca dalla piramide. Come va, Barnaby? Non mi lamento. Seguitemi. Ormai sto diventando vecchio per questo genere di cose. Il passaggio finisce qui. Mille scimmie impazzite è la camera funeraria. Quanto oro! Pasha ne sarebbe entusiasta.
Che meraviglia il sarcofago del faraone! Caspita! Avviciniamoci di più. Si scivola! Non vorrei rompermi l'osso del collo! Come se avessero passato la cena da poco. È tornato il segnale. C'è di nuovo la corrente! Moni! Potete sentirmi? Qui è Oscar. Possiamo anche vederti. Dove siete? Funziona? Nella camera funeraria del faraone. C'è tanto oro, tanto. Si è trovato un gioiellino, me lo portate. Abbiamo cose molto più importanti da trovare. Sì, ma sapete cosa cercare? Il secondo elemento di cui parla l'antico manoscritto non è un gioiello o una gemma. Deve essere un oggetto di altro genere. Consultate l'archivio dell'antico Egitto e datemi notizie. Che si fa, capo? Non lo so, ma il tempo sta per scadere. Non voglio che la macchina del tempo torni nella nostra epoca senza di noi. Oh, certo. La risposta è più facile di quanto pensiamo. Concentriamoci. Qual è la cosa più importante qui dentro? Il faraone? Il faraone, Barnaby, sei un genio. Signorina Moon, cosa mettevano gli egiziani all'interno del sarcofago? Un attimo che controllo. Ci mettevano tante robine. Un amuleto. Un amuleto? Che cosa? Sì, gli egiziani mettevano un amuleto nel sarcofago del faraone per proteggerlo dalle malattie. E dai sortilegi malefici. Apriamolo! Ma dico, per chi ci sono? Non credo che il rumore lo possa svegliare, capo. È l'ultimo. Oh, guardate! Il faraone deve aver fatto una brutta caduta per essere fasciato in questo modo. È la tipica fasciatura per mummificare il cadavere, il modo migliore per mantenere il corpo intatto. Signorina Moon, mi sente? Forte e chiaro! Stiamo guardando la mummia, dov'è l'amuleto? È sotto la fasciatura. Sotto la fasciatura? Chissà in che punto. Lo cercherò io. L'ho trovato! Ah, magnifico, magnifico! L'amuleto è nelle nostre mani, è ora di tornare a casa. Già. Che facciamo adesso? Deve esserci un'altra uscita, cerchiamola! Ha un'aria familiare, vero? Ricorda il nascondiglio a Chinatown. Oh, sarebbe troppo bello se questo sarcofago funzionasse come quello nel negozio di giù. Funziona! Per mille scimmie impazzite, questa è fortuna! Presto! Non c'è tempo da perdere! No! È un fiume sotterraneo! La corrente è troppo forte! Sono arrivati, prendeteli! Fate piano, eh! Portateli nella prigione! No, non ci voleva. Avete osato profanare un luogo sacro e siete incorsi nelle ire di Horus. Restituite l'oggetto che avete rubato dalla tomba del faraone. Ecco qua. All'alba morirete. Una strana sensazione, saranno in pericolo. Non dica sciocchezze, che potrebbe essere successo? Divino Horus, perdona questo grave affronto al faraone. Ti offriamo in sacrificio la vita di questi profanatori. Non mi piace quello che sta dicendo. Amici miei, credo che la nostra avventura finisca qui. La nostra avventura si concluderà quando avremo salvato Angel. Argai, attento!
Slega Oscar! I prigionieri cercano di fuggire! Prendeteli! No! No! Sbrighiamoci, capo! Non lasciateli scappare o l'ira di Horus vi colpirà! Salite sulla barca, presto! La corrente non è abbastanza forte! Non ci daranno più fastidio. Divino Horus, ti supplico che i profanatori sprofondino nell'abisso delle tenebre. Guardate laggiù. Abbassatevi. Moriremo tutti. Guardate, si sta aprendo un barco! Siamo salvi! Amici miei, benvenuti sul fiume Nilo! Così sono scappati di nuovo! Mi avevi assicurato che non sarebbero mai usciti! Nessuno può tornare indietro, nessuno! Silenzio, stupida bestia incapace! Per fortuna ho recuperato il prezioso amuleto. Oh! Sono tornati! Urrà! Urrà! Sono salvi! Ci siete riusciti! Non è stato facile. Capo, che ne pensi del mio piccolo stratagemma? L'amuleto! Barnaby, non smetterai mai di stupirmi. Ora con la mandragola abbiamo due elementi. Siamo sulla strada giusta, presto avremo l'antidoto. Pascia saluta gli amici, bentornati. Grazie, abbiamo il secondo elemento. Oh, grandioso. Regalino per Pascia? Ne avevo uno meraviglioso, ma qualcuno l'ha rubato. Un vero peccato, un vero peccato. Notizie della regina Oriale. Ha ordinato di perquisire l'intero quartiere per catturare Pascia e Axel. Deve essere fuori di sé. Mai sottovalutare il nemico. Abbiamo ancora una lunga strada da percorrere prima di preparare l'antidoto. E lei cercherà di ostacolarci sempre. Dalla tavola rotonda ciascuno partirà. Dei valorosi cavalieri, uno soltanto arriverà. Riusciranno il principe Argai e i suoi amici a sconfiggere le forze del male? Riusciranno a evitare le trappole della regina Oriale? Riusciranno a preparare l'antidoto e a rompere l'incantesimo operato sulla giovane Angel e a distruggere così la regina delle tenebre? Argai è consapevole che la salvezza del mondo dipende dalla forza del suo amore. Non perdete la prossima avventura di Argai attraverso il tempo e lo spazio, dal titolo La via delle crociate.